CISL, funzione pubblica di Agrigento, diretta da Floriana Russo Introito, interviene nel merito delle prospettive dei precari in servizio alla comune di Favara. La CISL punta il dito contro la decisione dell'amministrazione comunale di Favara di sospendere i lavoratori precari alla scadenza del contratto a tempo determinato, impegnandosi poi alla riassunzione in servizio non appena la regione garantirà la copertura finanziaria. Ascoltiamo in proposito la stessa Floriana Russo Introito al microfono di Rene Milisenda. Stato di agitazione per quanto riguarda i dipendenti comunali del comune di Favara. La CISL, da questo punto di vista, come intende procedere? Innanzitutto riteniamo che i lavoratori non possano essere sospesi, non esiste questo termine, questa possibilità fra i lavoratori a tempo determinato, così come non esiste un'altra procedura già utilizzata da altri comuni, che è quella dell'utilizzo di una proroga giuridica, ma è che comunque è una procedura già utilizzata dalla regione, quindi viene accettata. Quindi pensavamo che questa amministrazione portasse avanti delle decisioni o delle proposte innovative che invece non sono state portate avanti. L'idea è quella di sospendere lavoratori con contratto a tempo determinato. Non siamo assolutamente d'accordo, perché la Regione Siciliana garantisce la totale copertura del finanziamento dei comuni per tutti i dipendenti dei comuni, tanto più per quelli in dissesto, addirittura quasi forse meglio in questa situazione. Ma nel caso in cui si portassero avanti situazioni o anche giustificazioni determinate, così come sono state portate avanti dall'amministrazione, determinate dal fatto che sono comuni in dissesto e che quindi non possono per nulla modificare la situazione relativa all'assetto economico-finanziario, noi, come in molti casi, diciamo che anche in questa situazione l'avevamo detto che situazioni del genere avrebbero causato danno ai lavoratori tutti, ma tanto più a quelli con contratto a tempo determinato.